La storia di Sissi, agente della polizia penitenziaria colpita alla testa da un proiettile a novembre di 4 anni fa. I genitori non sono assolutamente d'accordo sull'ipotesi del suicidio, pensano sia stato un omicidio. Perché? Perché Sissi aveva denunciato, voleva denunciare un giro di droga. Allora, partiamo con queste immagini, con questa copertina, e fra poco parleremo con questi genitori. Una detenuta ha fatto nomi di altre due detenute che avevano visto questo avvicinamento e bacio tra la collega e la detenuta. Non è assolutamente normale che una persona che abbia commesso un atto suicidiario venga ritrovata con un'arma stretta in pugno. C'erano sempre stati problemi sul lavoro, sempre. Aveva trovato la droga, la direttrice gli ha detto che non era competenza sua. Allora, che cosa può essere accaduto a questa ragazza? Chiedo alla regia di mandare la fine della prima parte e poi la ricostruzione. I genitori sono già in diretta con noi. Siamo ostaggio. Allora, vediamo la ricostruzione. Venezia, 1° novembre 2016. Sissi, calabrese di Taurianova, lavora alla carcere femminile della Giudecca. È mattina e da poco la giovane ha iniziato il turno quando le viene chiesto di integrare il servizio. Deve recarsi all'ospedale civile dove è ricoverata una detenuta che ha partorito pochi giorni prima. Sono le 11:07 minuti quando la telecamera, collocata nell'atrio del padiglione Iona, cattura l'immagine della poliziotta. Eccola ancora, Sissi. L'orologio segna le 11:17. Questa volta l'occhio elettronico registra gli istanti successivi al controllo della neomamma. Nei 3 minuti che seguiranno, le vite della giovane poliziotta e della sua famiglia cambieranno per sempre. Alle 11:20, infatti, Sissi atterra in un lago di sangue all'interno della cabina di uno degli ascensori del nosocomio. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sparata con l'arma d'ordinanza. Un solo colpo in testa per dire addio a tutti. La famiglia in questi anni si è battuta con tutte le forze. Impossibile credere che quella ragazza affettuosa, allegra e piena di vita abbia potuto fare una scelta tanto tragica e definitiva. Troppi i dubbi, mille gli interrogativi ancora senza una risposta, in una vicenda ancora tutta da scrivere. Allora, sentiamo Edoardo Lucarelli, buongiorno ai due genitori di Sissi, grazie a Salvatore, il papà, e la mamma Caterina, buongiorno. 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 Eccoci, Leonora. Allora, anzitutto è arrivata una notizia importante, fondamentale in questa vicenda perché il GIP Barbara Lanceri di Venezia ha concesso ancora 90 giorni di indagini, un supplemento per cercare davvero di capire cosa è successo in quell'ascensore il 1° novembre del 2016. È una grande notizia, Leonora, per la famiglia perché ci sono state due richieste di archiviazione e per la seconda volta invece il giudice ha detto andate avanti. Su un punto anzitutto, quello che poi proviene un po' dall'analisi che ha fatto il generale Galofano, che è il consulente della famiglia, perché non ci sarebbero tracce ematiche dopo quello sparo nella parete destra dell'ascensore, come se, ha sostenuto Garofano, lì ci fosse l'assassino di Sissi. Allora, anzitutto, Salvatore, un commento a questa notizia che è arrivata, a questo supplemento di indagini. Noi è da 4 anni che cerchiamo la verità su quello che è successo a Sissi. Ringraziamo la dottoressa Lanceri che ci ha concesso ai nostri tecnici di esprimere quello che loro avevano trovato e quindi ci sono tutte queste anomalie che bisogna chiarire in questo frangente. Caterina, tua figlia non si sarebbe mai rivolta la pistola alla tempia, non avrebbe mai fatto, non si sarebbe mai sparata. Assolutamente no, assolutamente no. Come stava vivendo in quei giorni? Come stava? Stava vivendo un periodo meraviglioso e lo manifestava a tutta la famiglia, sì. Guarda, io sono fiduciosa nel lavoro della magistratura. Oggi posso dire di essere fiduciosa nei nostri avvocati. Speriamo che si viene a capo di qualcosa.
Ecco, è stato detto tanto di Sissi, no? Qualcuno ha detto che fosse depressa, qualcuno... Non poteva proprio essere depressa Sissi, non lo è mai stato in tutto il tempo della sua vita. Si è parlato di denunce per un traffico di droga all'interno del carcere, lei ne aveva parlato con voi, ha detto qualcosa, e anche di rapporti tra detenute e poliziotti. Io sapevo tutto, Sissi a me ha sempre raccontato tutto, tutto quello che succedeva. Lei era un po' un idealista, insomma, c'era rimasta male, aveva fatto delle denunce, che cosa voleva fare? No, lei non era rimasta male, anzi, lei ha subito pure dei rapporti disciplinari, non è rimasta male, però vedeva che c'erano ingiustizie, addirittura lei scopriva delle cose e veniva pure accusata, quindi non rimaneva male, anzi, continuava a voler andare avanti sulla sua strada. Eleonora, per completare il quadro rispetto a quello che poi ha deciso... Sì. Ha deciso il GIP. Ci sono altri punti oscuri che il GIP vuole chiarire. Anzitutto, quando Sissi è arrivata in quell'ospedale, come avete visto dalla ricostruzione che vi abbiamo proposto, insieme a lei c'erano altre due guardie, altri due poliziotti che l'attendevano. Lei poi è entrata in quell'ospedale, nell'ospedale civile, per andare a vedere come stava la bambina di questa detenuta che aveva appena partorito. Ebbene, Sissi, visto che ritardava, è stata chiamata, questo l'ha detto lo stesso agente che stava lì in attesa sul motoscafo più volte. In un'occasione sembra che avesse trovato anche il telefono di Sissi occupato. Ebbene, il telefono di Sissi, il suo, è stato ritrovato nell'armadietto del carcere, il telefonino di servizio invece non l'aveva preso. Allora, com'è possibile? Bisogna fare delle verifiche sul telefono. Lei, tra l'altro, Salvatore, lo portava sempre con sé il telefonino. Sissi dormiva col telefonino, non è che lo portava dietro, dormiva. E questa è un'altra cosa assurda e strana. Quella mattina... Sissi, almeno sembra che ha chiamato la compagna per fare una ricarica. A cosa serviva il telefonino se Sissi lo lasciava in carcere? Da qua si può prendere spunto che Sissi il telefonino ce l'aveva dietro. Oltretutto, questo lo dovrebbero confermare i colleghi che erano sulla barchetta quella mattina con lei, che vengono sentite queste persone, perché io poi, durante le prime ore che abbiamo saputo la notizia, cercavo di chiamare Sissi, il telefonino squillava. Siccome dicono che dentro il carcere non c'è campo, come faceva il telefonino a squillare quando io telefonavo? Noi dobbiamo, tutte queste passaggi devono essere verificate. Certo. Quindi da qua si può partire dal discorso che quella mattina Sissi è andata a lavorare, a fare un servizio da sola, è una cosa anomala pure questa. Come mai nessuno è sceso con lei? Come mai hanno fatto fare un servizio a Sissi mandandola da sola? Bisognerebbe partire al ritroso da quella mattina che poi quella signora ha visto Sissi nello stato in cui si trovava. Questa signora che venga fuori, io continuo a fare l'appello a questa signora che venga... La testimone che l'ha trovata in quell'ascensore quasi priva di vita, esattamente, praticamente. Non si può dire che un testimone così importante non venga ascoltata e non si sa neanche chi è. Questa è un'altra cosa assurda. Da lì bisogna partire per vedere che cosa ha visto questa signora. Sì, ci auguriamo che venga fatta chiarezza, Edoardo. Sì, aveva scritto la direttrice perché aveva scoperto comunque dei rapporti non solo di droga, ma anche rapporti particolari fra guardie carcerarie e detenute. Quindi lei stessa era stata minacciata e malmenata. Ci sono comunque diversi dubbi e ci sarebbe anche il movente se per caso fosse stato un omicidio. Allora, speriamo che venga fatta chiarezza. Per qualsiasi cosa noi ci siamo sempre stati per questi due genitori. Un grande abbraccio, grazie anche al nostro Edoardo Lucarelli. Grazie Edoardo. Io vi ringrazio e vorrei fare un appunto. Sissi era una ragazza determinata, aveva obiettivi nella vita, caratterialmente era una ragazza possessiva. Sissi ha iniziato la sua vita sportiva correndo in moto da cross, quindi basta dire questo, giocando a pallone, essendo anche stata una campionessa italiana di calcio a 5. Il suo carattere era davvero determinato. Le cose che mi chiedeva Sissi: papà, appena io riesco fammi un campetto, dici che io voglio allenare le bambine per portarle nel futuro dello sport. Non si sarebbe mai sparata, mai avrebbe fatto quel gesto. Lo faccio presente perché Sissi non era depressa, Sissi si era iscritta all'università 15 giorni prima, quindi gli obiettivi della vita di Sissi non erano così come alcuni, aveva dei progetti importantissimi. Adesso 90 giorni verso la verità, speriamo. Grazie Edoardo.